Ha fermato l'isola. Entrate diciamo di diritto nella cronaca di questo campionato, prima sconfitta stagionale dell'isola, ma ennesima buona prova del Gallico Catona che si riconferma dopo il brillante successo a Cutro. Quindi la cura a cavallo inizia a farsi sentire? No, non c'è nessuna cura, c'è un gruppo di ragazzi che dal primo giorno che sono venuto qui mi hanno dato la loro disponibilità, la loro professionalità, la voglia di lavorare e io sto facendo questo. Sicuramente oggi è stata una partita difficile, l'avversario era importante, l'ha dimostrato perché ci ha fatto soffrire parecchio, ma lo spirito di questa squadra è quello proprio di saper soffrire e poi siamo stati bravi nel momento giusto a realizzare le reti che ci hanno dato questo successo importante moralmente per tutto. Noi siamo un gruppo che sta lavorando con tanta professionalità, tanta voglia e se lo meritano tutti i ragazzi. Io nello spogliatoio da ex calciatore dico che i protagonisti sono loro, i calciatori, e quindi va dato merito tutto a loro e poi io cerco di fare del mio meglio, cerco di mettere il lavoro quotidiano sul campo e le mie conoscenze per cercare di fare un buon campionato, tirarci fuori da una situazione di classifica precaria. Questi sono i nostri obiettivi. Oggi ci godiamo questa vittoria contro la prima della classe che sicuramente vincerà il campionato. Fitta magari non si ha tanto voglia di parlare e complimenti comunque per come siete stati in campo. Prima sconfitta, prima o poi forse doveva arrivare mister, forse meglio adesso, meglio più in là, certo se non ci fosse stata sarebbe stato meglio. No, oggi noi dovevamo fare risultati perché domani c'è una partita importante tra Cittadovese e Vigoro, quindi potevamo prendere qualche distacco importante. Sapevamo che era una partita difficile su tutti i punti di vista, però penso che abbiamo fatto la partita, abbiamo fatto noi in tutti i sensi. Siamo stati ingenui sul primo gol perché la palla l'avevamo noi, il ragazzino si è fatto un po' prendere, non ha visto l'avversario e quindi, però penso che fino a quel momento c'era solo una squadra, c'era l'Isola Capizzuto, abbiamo creato un sacco di palle gol. Noi siamo stati sfortunati, la traversa di Corsale non è entrata, ci è girato un po' male, però è una sconfitta che magari ci può dare, dobbiamo pensare subito alla partita prossima, domenica con la Paolana. Sappiamo che partite facili non ce ne sono quest'anno, come ho detto io all'inizio, che sarà un campionato equilibrato. La cosa che mi dispiace perché abbiamo fatto una grossa prestazione e l'abbiamo persa. Sì, effettivamente la squadra si è mossa bene. Tra l'altro, come diceva lei, ci sono state due occasioni lampanti. Una subito all'inizio con la traversa, il colpo di testa di Angotti, mi sembra. Di Foderaro e poi la traversa clamorosa di, molto probabilmente era segnato che questa partita dovesse andare in questo modo, e comunque bisogna dare anche onore a Gallico Catona che ha saputo sfruttare le ripartenze, perché forse lei a un certo punto ha utilizzato il tutto per tutto, si è un po' sbilanciato in avanti magari. No, abbiamo cambiato gli uomini al posto giusto, abbiamo messo Piemontese che aveva un problema al ginocchio, era nel riscaldamento, ha avvertito il fastidio, quindi l'abbiamo portato in panchina per un'eventuale emergenza. Corsale, purtroppo c'è il discorso del fuoriquota, abbiamo sfruttato i tre davanti come Trentinella, Zangolo perché ha bisogno di giocare e Angotti, quindi non posso rimproverare niente ai ragazzi, hanno fatto una grossa prestazione, se giochiamo così io penso che i problemi non ne abbiamo, anche perché prima o dopo queste palle devono entrare in un certo modo, quindi siamo stati sfortunati. Bravo il Gallico Catona a sfruttare l'errore nostro e la palla che poi sul rigore là siamo stati un pochino ingenui, però fa parte del calcio.